Con il libro di racconti Abbi cura di te, edito da Janieri, la scrittrice pescarese Maristella Lipolis torna in libreria con una nuova pubblicazione. Componente del direttivo nazionale della Società Italiana delle Letterate, Maristella Lipolis ha già pubblicato racconti e romanzi. Con la raccolta La storia di un'altra si è aggiudicata il premio Piero Chiara nel 1999 e con il romanzo Adele, né bella né brutta, è arrivata in finale al premio Stresa nel 2008. Una furtiva lacrima nel 2013, Raccontami tu nel 2017 e Non ci salveranno i melograni nel 2018 sono le pubblicazioni che hanno preceduto l'ultima raccolta di racconti Abbi cura di te. Sono 14 racconti che hanno altrettante protagoniste donne, sono donne diverse tra loro per condizione, per situazione, per età, ci sono donne anziane, donne adulte, bambine, donne del presente, donne del passato. E raccontano di momenti di illuminazione. Le protagoniste in un certo momento della loro vita capiscono qualcosa e da quel momento niente sarà più come prima. Questo momento che illumina o qualcosa che sta accadendo nel presente o qualcosa che è accaduto e quindi la memoria riporta e fa capire qualcosa in maniera diversa da prima, ecco, da questo momento le cose per loro cambieranno. Abbi cura di te, a volte è una frase che rivolgono a se stesse, altre volte c'è un'altra donna che si prende cura di loro, a volte sono loro che esercitano gesti di cura, a volte sono anch'io come scrittrice che mi prendo cura di alcune storie, mi faccio carico di un dolore. Questo per esempio succede in un racconto che si intitola Mi chiamo Ernestina, che è ambientato in Abruzzo, è l'unico racconto ambientato nel passato. È la storia di una giovane che nel 1600 fu accusata di stregoneria a Campli e bruciata sul rogo insieme alla sua bambina. Io ho trovato 5 righe in cui si parlava del processo. E da lì però ho costruito una storia che però desse conto del passato, della sua vita e anche della sua morte, facendo in modo che fosse meno dolorosa di quello che probabilmente è stata in realtà, quasi un risarcimento postumo. C'è però in programma anche qualcosa di nuovo. Ho terminato un racconto ambientato nel futuro, è ambientato in una Roma del 2070, in un mondo completamente diverso, dove ci sono protagoniste e protagonisti che cercano di trovare una via d'uscita al mondo in cui si trovano a vivere. Il romanzo si intitola Oltre Tower City ed è stato selezionato come inedito per il premio Urania. Non è la classica storia di fantascienza, ma è qualcosa di diverso che parla anche di noi dell'oggi, che vede noi proiettati nel futuro e su vie possibili di uscita da un futuro che sta, insomma, andando abbastanza rovinosamente.